Abbiamo detto che è stata un'implosione, ma cosa vuol dire esattamente? Cosa può averla causata? Carlotta Angeloni lo ha chiesto a Sergio Cappelletti, presidente di un'azienda che produce sottomarini compatti e veicoli per le forze speciali italiane. Sentiamo cosa le ha risposto. Implosione significa che noi abbiamo un recipiente in pressione chiuso che ha delle forze che spingono verso l'interno, che a un certo punto lo fanno collassare, invece di esplodere lo fanno implodere. Sarà secondo me abbastanza possibile riuscire a capire che cosa è accaduto. Lo blò, che come abbiamo saputo era certificato per 1300 metri quando si andava a 4000, oppure è questa tecnica di colaminazione tra titanio e fibra di carbonio in cui esiste il forte rischio che si infiltrino tra queste due materie, l'acqua si infiltri, per quello che riguarda anche i detriti, semplicemente con un ROV manipolatore ad alta profondità si può andare pian piano a raccogliere tutti i vari pezzi anche per effettuare poi un'analisi successiva. Chi è esperto del settore come noi dalla prima foto ha capito che si trattava, purtroppo è duro dirlo, no? Ma di uno scaldabagno per alte profondità. L'intera struttura di per sé era una struttura assolutamente criticabile.